per bloccare tutto ciò che è libertà della scienza, non la scienza, libertà della scienza. Allora voi avete dei personaggi totalmente incompetenti di scienza, c'è un certo David Puente che è una vergogna nazionale, che è a capo di questa task force che non è mai stata eletta da nessuno, mai stata voluta da nessuno, ma è pagata da tutti. Bene, questo personaggio insieme con suoi simili viene pagato per infrangere, per calpestare almeno l'articolo 33 della Costituzione. Noi paghiamo perché l'articolo 33 sia calpestato. Vi faccio soltanto due esempi e poi vi mando tutti a mangiare perché avrete fame. Due esempi di ciò che è successo a noi. Uno, facciamo una ricerca sulla leucemia mieloide acuta, la leucemia più comune negli adulti, scoperte straordinarie, il regime dice quei due, mia moglie e io, non devono più poter continuare quella ricerca, tanto che l'ospedale che ci dava il sangue su cui lavoravamo non ci vuole più dare il sangue perché gli è impedito. L'università che ci preparava il sangue per le nostre ricerche, perché il sangue deve essere diviso in quattro frazioni, globuli bianchi, globuli rossi, piastrine e siero, noi non abbiamo l'apparecchiatura per farlo, non ci dà più questo sangue diviso. Perché? Perché il regime lo impedisce. E perché lo impedisce? Lo impedisce perché noi facciamo ricerca sui vaccini. Allora una persona normale dice: ma che cosa c'entrano i vaccini con, a parte il fatto che la ricerca sui vaccini è perfettamente legale e anzi fa parte dell'articolo 9 e 33, gli articoli 9 e 33 della Costituzione, ma che cosa c'entra questo con la leucemia? Non c'entra niente, ma quei due devono essere puniti perché mettono il becco nei vaccini. Quindi articolo 33 non esiste più, articolo 9 non esiste più. E voi pagate per questo. Allora, ci portano via, se qui ci sono dei grillini sappiano che sono complici del prelevamento del microscopio 10 anni fa, che ci ha impedito di continuare per anni le ricerche. Quindi se c'è qualche grillino, un po' di rossore in faccia dovrebbe averla. Quindi poi il regime ci manda la guardia di finanza, perché? Non si sa perché ce la manda. Ci sequestrano i computer e ci vanno a mettere il becco dentro. Pochi giorni dopo il tribunale del riesame dice: è tutto illegale, non potevate farlo. Ma intanto ancora oggi, a 2 anni e mezzo di distanza, i giornali scrivono: è andata da loro la finanza, e se la finanza si muove vuol dire che c'era qualcosa. Certo, c'era una cosa vergognosa da parte del regime, perché non c'era assolutamente nulla, nulla. Quindi, poi qui a Firenze, qui ci sarà un po' di fiorentini, ma molti vengono fuori. Qui a Firenze avete una stampa che è vergognosa, vergognosa, che continua a sparare bugie sul nostro conto, perché loro sono denunciati dal patto per la scienza. Ma sapete chi è il patto per la scienza? Sono dei signori nessuno, nessuno. Sono Grillo, sono Burioni, sono Mentana. Ma dove la scienza? Ma dove sta la scienza? Ma denunciati per che cosa? Per che cosa? Una vergogna nazionale. Eppure la vostra stampa fiorentina scrive: ma quelli sono stati denunciati. A parte che denunciato non vuol dire condannato, vuol dire denunciato. Qui in Italia c'è una pessima abitudine, quella di querelare chiunque, perché quando non ci si può difendere si querela, perché in Italia la querela è gratis,
In altri paesi più civili, chi querela a casaccio, come fa questo patto per la scienza, poi paga perché ha fatto perdere tempo alla magistratura e alla polizia o a chiunque abbia fatto delle indagini. Da noi no, da noi il primo imbecille che passa prende un foglio, lo scrive a mano, scrive che il dottor Montanari è un delinquente perché porta le scarpe numero 42, si va dai carabinieri, si deposita e si viene via. Il patto per la scienza ha denunciato il dottor Montanari. Poi nessuno dice che è stato tutto archiviato per idiozia palese, mai. Quando a seguito di varie archiviazioni noi abbiamo fatto dei comunicati stampa dicendo guardate che è stato tutto archiviato perché non c'era nulla, i giornali non hanno pubblicato niente, mai. Quindi, cari fiorentini, non comperate più i giornali locali. E adesso andate tutti a casa, date un bacio ai vostri bambini e dite che questo è il bacio del nonno di tutti i bambini. Saranno anche andati via 20 o 30 persone là in fondo, ma siete ancora tanti, ve lo dico, siete veramente, veramente tanti. Belli, bellissimi. Allora, abbiamo ancora una persona che vi vorrebbe dire una cosa. Sì, siamo arrivati in chiusura. Una persona a cui io sono profondamente legata. Già qua! Voleva una presentazione corta? È già arrivato. Consigliere di AB3V, Massimo Rodolfi! Siete belli! È bello essere qua! È tanto che siamo intanati, siamo stati chiusi dentro, mascherati, non se ne può più! Sequestrati in casa, non vedevo l'ora di vedere questa piazza piena, è una soddisfazione immensa, guardate ve lo dico, perché siamo rimasti in pochi a difendere la vita, perché non è solo la Costituzione, è la vita che stiamo difendendo, quelli che hanno parlato oggi si sono meritati il diritto di farlo. Quelli che ci governano